Allora ragazzuoli, questo è un video che non volevo fare. Come potete vedere, una postazione fatta a caso, tutta disordinata, col mio casino, con i colori che non saranno il massimo. Ma sinceramente me ne frega poco, perché dobbiamo un attimo parlare del video di Randonautica e dei commenti imbecilli che sono venuti fuori. Allora, il video di Randonautica è falsa? La risposta è: non sarebbe dovuto esserlo, ma lo è stato alla fine, sì. Perché il video dall'inizio fino a quando siamo arrivati al posto lì a Valle Noncello, che doveva essere malvagio, ma in realtà è una strada chiusa che finiva su un campo, lì era tutto vero. Da quel momento in poi le nostre parole sono state un po' pesate, insomma, perché ad Andrea era venuto in mente, visto che il video era un po' una merda e dovevamo fare, insomma, un po' di views, non potevamo mettergli una cosa a caso, e siccome il video era intrattenitivo e non dimostrativo dell'applicazione, che sappiamo tutti che quello che fa è generare delle banali coordinate casuali, cioè, è quello, non ci sono cose strane, non ci ho mai creduto su Stap, ho detto mi sto annoiando, facciamo qualche video, che da un po' che non li facevo, e quindi eccoci qua, poi anche per seguire il trend, no? Anche per poter sperimentare il fare il vlog, c'ho ancora molto da fare, da imparare più che altro. Da quel momento in poi, come ho detto, il video è finto, e certo che è finto, ma proprio per dei motivi banali, ragazzi. Primo, la storia era piena di cliché. Cioè, il video va tutto bene, poi guarda caso alla fine, quando la gente magari tenta di dice boh, vabbè, che palle sto video, guarda caso inizia ad esserci qualcosa di strano. Poi pieno di cliché, ovvero una cazzata che viene ingigantita, come la storia dei biglietti, la recitazione fatta un po' alla cazzo, cose che non c'entrano nulla, amplificate. La scena iniziale di noi che gridiamo, anzi di io che grido, quasi bestemmio. Ah, porco. Poi la cosa più ovvia, alla fine la risata l'abbiamo lasciata apposta, l'ho lasciato perché l'ho montato io il video. Ero indeciso se lasciarlo o no. Poi ho detto: non voglio essere quel canale tipico di video fake, voglio che alla fine venga preso come uno scherzo. Alla fine era uno scherzo, non era un modo di ingannare. E che sì, ci sia stata la volontà di voler risollevare un video che era un po' fiacco, ma anche, insomma, per scherzare, per prendere in giro quelli che fanno le stronzate. Quindi già lì era palese che io vi dicevo: guardate ragazzi, è uno scherzo, è finto, e invece non si è capito. Poi io che lascio il commento, giustamente capire che una parodia verso tutti quei video finti era troppo difficile, vero? Lasciare apposta una risata alla fine per togliere ogni dubbio era troppo poco? O qua siamo tutti deficienti? Però grazie delle visualizzazioni, cuoricino rosso. Ragazzi, è ovvio che sia finto. Quello che io non riesco a comprendere è: la gente o non ha visto fino alla fine, probabile, ok, o non ha capito l'ironia. Anche la copertina che mi viene in mente è proprio fatta palesemente: oh mio Dio, è successo qualcosa. Poi che cosa vuol dire io che mi metto così, Andrea che guarda fuori? Un minimo che la copertina era una cosa un po' più complessa da capire, lì ci sta. Di tutti questi commenti c'è soltanto uno che ha capito che, insomma, era uno scherzo. Altra cosa, io non censurerei i nomi per due motivi. Uno, non c'ho voglia di farlo. Secondo, avete lasciato i commenti su un video pubblico con un account pubblico, vi prendete le vostre responsabilità. E poi verrete tutti bloccati. Ci sono già persone bloccate. Io non blocco persone da 3 anni, forse di più. Queste qua erano la gente che mi insultava quando ero ancora un bambino e facevo video effettivamente di merda, ma mi rompevano il cazzo e quindi li ho bloccati. Non ho voglia di sbloccarli, quindi stanno lì. Belluzzo scrive: incredibile,
Grazie Davide. Mr. Null scrive: wow, molto inquietante. Lui non ha capito che è uno scherzo, l'ha preso sul serio. Ma non ti blocco, ti voglio bene. Nicola Martinelli scrive: al minuto 37 guarda come vidden. Non ti senti una merda? Tua madre. Nicola mi ha anche detto che voleva fare tutta la serie di parole che io pronuncio male. Arriverà un video, l'ho detto bene, ci sarà un video dove insomma ti potrai divertire a pigliarmi per il culo per il mio difetto. Nicola Martinelli, di nuovo, scrive: questo è un bar. No Gary, quello è uno scontrino. Avrei dovuto dire questo è di un bar, sì, lo so. Ah, pure la storia dello scontrino, ragazzi! Se state bene a guardare, ma proprio dovete essere deficienti per non averlo capito. La roba è lasciatela a caso! Ma è fatta apposta! Poi se guardi bene, quella roba è stata fatta il giorno prima, sono biglietti il giorno prima del video di Venezia, che è uscito dopo, tra l'altro! Giuseppe O scrive: già bestemmia nel minuto 002, sì. Stavo effettivamente per bestemmiare e poi mi sono contenuto. Treni Viareggio scrive: bel video, mi sono iscritto, ricambi. Me lo scrivi da un bel po' di video, no, forse due. Mi ha rotto i coglioni, non ricambi le iscrizioni. Infatti, parole bloccate, scriviti ricambi iscritto. Però le ho aggiornate di recente perché inizialmente avevo fatto tutta una frase unica senza capire che dovevo separare le parole. Quindi YouTube non riusciva mai a capire che cazzo doveva fare. Giovanni Vetrano scrive: si vede da un miglio di distanza che è tutto preparato, quei biglietti messi così a caso, ma metteteli più interrati, magari sporcati un po' senza mettere gli accenti, gli apostrofi, nulla per rendere l'idea di essere datati. 4 su 4 punti o 5, ma chi se ne frega, ma chi ci deve credere? Ma fatemi il piacere, quando ho detto scappa senza mettere le virgolette, il punto esclamativo, mi sa che ti ha beccato il proprietario della terra che stavi rubando le pannocchie. Video pessimo. Che possa essere pessimo, ci può anche stare. Però no, non ci hanno beccato a rubare perché non abbiamo rubato. Johnny Tenerelli aveva scritto: avete iperculato? Che cazzo vuol dire? Mezza YouTube, misa. Sono misa. E io rispondo ironicamente, tu dici, occhi che guardano a sinistra per tra. Dico di sì, dai, è finto come la Madonna di Lourdes che piange sangue. Che piange sangue non l'ho capita, però lui ha capito effettivamente che era uno scherzo. Eleonora M. Palermo: io non avevo capito cosa è successo al tuo amico Andrea. Che cazzo vuoi che sia successo? Infatti, quello di prima, Giovanni Vetrano, scrive: ma che deve succedere? 3 puntini di sospensione, questo è giusto. Nulla, virgola. Stavi in mezzo alle pannocchie, gridava così per far credere chissà che. Giovanni Vetrano, tu vieni bloccato. Allora, com'è che devo fare? Devo scrivere proprio Giovanni. White Mirko scrive: che cazzata dell'anno. Grazie per aver partecipato, ma tu mi stai sui coglioni, sia per 2 punti di sospensione, sia per non aver capito cosa è successo. Ho cancellato Giovanni Vetrano, mi sa. Morgana scrive: ragazzi, indagate se nella zona sono successe cose simili. Spazio, virgola, spazio, se un buco temporale, spazio, tempo. Andrea Schegge scrive: attori di basso livello. Lo so che siamo di basso livello, ma se una cosa lo si fa per scherzo è ovvio che... Nemesi scrive: bello il video fake. Non dovrei giudicare una persona in base ai videogiochi con cui gioca. Poi mi stai sui coglioni, stupido giocatore di Fortnite di sta minchia. Mi fate vomitare, ma come cazzo fate a fare sti fake così, bimbi, minchia. Faccina che vomita. Immondizzari, faccina che vomita. Fake si va con la lettera minuscola, a meno che non sia l'inizio della frase. Usiamo l'italiano, quando è possibile. Bimbi minchia va attaccato. Poi dopo bimbi minchia andrebbe una virgola. Troppe faccine. Immondizzari non la conosco come parola, ma di certo conoscerai l'area band del mio canale. Stefano scrive: idioti, vi devo confessare una cosa. Quando ho letto questo commento ci sono rimasto un po' male, perché io sull'app di YouTube Studio vedo un commento alla volta. Avevo visto che poi aveva scritto: doveva essere ancora più ignorante. Allora lì mi sono messo a ridere, insomma. Non ti blocco. Teneri Feggio 82, 1028 minuti della mia vita. Scusaci PayPal, va bene. Che risposta di merda.
Elimina. Però mi stai sui coglioni, quindi ti blocco. Ciro Cozzolino scrive: non so cosa avete trovato, ma mi sembra una super cazzola. Ma va, Ciro, hai un nome di merda, devi essere bloccato. Ultimo commento: Claudio Giordano scrive: fate cagare. Claudio Giordano, mi dispiace, devi essere necessariamente bloccata, proprio è un'esigenza, soprattutto se fai una playlist che si chiama Music con la K. Dovete essere in grado di capire quando vi dirò ironico e quando no, soprattutto mi dai fastidio, soprattutto se segue tutti i cliché dei video falsi che troviamo tutti. Evitate di scrivere se stronzate, perché quello lì non aveva nessuna pretesa di essere vero. Sto facendo un video in cui dico sì, porca puttana, è falso, ma sia ho fatto un video dove alla fine c'era una risata in cui dicevo sì, è falso, e sì, ho scritto un commento in cui dicevo sì, è falso, ma la gente continuava a scrivere. Questo video non doveva esistere. L'ho fatto perché così ho un contenuto in più. Grazie. Ci vediamo alla prossima.